porta avanti con grandi sacrifici questo premio. Ringrazio gli artisti che danno lustro e prestigio alla manifestazione venendo a ritirare i premi. Loro si sentono onorati dal ricevere il premio e noi ci sentiamo onorati nel premiarli. E assisteremo sicuramente a qualche momento veramente intenso e scusate se non siamo riusciti a fare di meglio, ma purtroppo questa, i mezzi sono questi a livello di service, insomma ci siamo dovuti arrangiare. Il premio Pippo Montalbano è un premio che ha una duplice funzione, prima di tutto quella di ricordare l'indimenticato e l'indimenticabile artista Pippo Montalbano. Mi permettete di fare una piccola parentesi, io ho conosciuto da giovane, da ragazzina, Pippo Montalbano e posso considerarlo proprio il mio papà teatrale. Da lui ho imparato non soltanto l'arte del teatro, ma soprattutto una cosa più importante che è l'arte della vita, grazie alla sua incessante bontà e disponibilità e apertura verso il prossimo. Un altro motivo per cui si è istituito questo premio Montalbano è quello di insignire gli artisti intesi come a 360 gradi, quindi non soltanto nel campo teatrale. Quindi si premia l'arte e l'arte figurativa, si premia la musica, si premia il teatro, si premia la scrittura. Gli scorsi anni questo palco ha visto premiati diversi artisti del calibro di Nino Bellomo, che è anche qui presente, un applauso. Nino Galletto, Lia Rocco, Alfonso Guerri, Giovanni Russo, Enzo Ressi, Salvatore Nocera, Anastasia Montalbano, il maestro Francesco Buzzurro, il professor Andrea Carisi e il regista Gianni Salvo, Giovanni Salvo. Un attore argentino che porta alta